Ciao a tutti da Vittorio. Questa settimana, prima che scoppiasse tutta la vicenda Juventus, c'era stata una tavola rotonda molto interessante su un problema concreto del calcio italiano. Questa tavola rotonda, fatta a Torino con Andrea Agnelli presente, anzi, è stato uno dei relatori, riguardava le seconde squadre. Attualmente in Italia solo la Juventus ha una seconda squadra che gioca in Lega Pro. Sono sostanzialmente giocatori under 23 che combattono, partecipano al campionato di Lega Pro con l'unica cosa che non possono essere promossi. Questa è una cosa che per esempio in Spagna è molto diffusa. Barcellona e Real Madrid hanno le squadre B dove sostanzialmente mandano i giocatori, alcuni dei giocatori usciti dal settore giovanile, a fare esperienza. In Italia questa è una cosa che attualmente fa solo Juventus. Un paio d'anni fa c'è stata questa normativa che ha concesso la creazione delle seconde squadre di tutte le squadre di Serie A, solamente la Juventus ha autorizzato questa soluzione. C'è un problema in Italia e lo sappiamo abbastanza bene. Il passaggio dalla primavera al calcio professionistico è molto ampio, è importante. Succede spesso che molti giocatori escono dalla primavera e non trovano posto in prima squadra. La soluzione che hanno sempre optato le squadre del calcio italiano è quella di mandare i giocatori in prestito. Negli anni 80-90 questa soluzione andava bene perché che cosa succedeva? Tu mandavi il calciatore in Serie B o in Lega Pro e questo giocava in prestito, faceva le ossa, come si diceva all'epoca, in queste squadre più piccole, imparava il calcio professionistico, cresceva, maturava, eccetera, tornava alla base ed era un giocatore decisamente maturo, più pronto a giocare nel calcio dei grandi e tu avevi un giocatore cresciuto nella tua primavera pronto a darti una mano. Adesso le cose sono molto diverse. Tu mandi il calciatore in Lega Pro e in Serie B, ma questo non gioca più. Perché non gioca? Perché il problema economico che riguarda le squadre di Lega Pro e Serie B è talmente importante che queste squadre sono più spinte a far giocare un proprio giocatore di cui detengono il cartellino, che poi a fine stagione possono vendere e continuare ad andare avanti, che far giocare un giocatore in prestito dal Juve, Milan, Inter o Lazio, perché quel giocatore sostanzialmente non gli vale niente, per cui loro fanno, diciamo, il lavoro per un'altra società senza guadagnarci niente e invece potrebbero promuovere un loro calciatore che magari si mette in mostra e un'altra squadra lo compra e così risolvono problemi economici. E quindi tu mandi un giocatore della primavera in prestito, non lo so, all'Ascoli e quello non ti gioca e ti torna a casa dopo un anno che non ha giocato, non è cresciuto, non è maturato e ti ritrovi con lo stesso problema di prima, con il giocatore che però c'ha un anno in più. E allora lo rimandi in prestito, magari questa volta in Lega Pro o in Eccellenza, dove succede praticamente la stessa cosa. Va là, ti gioca magari un paio di partite e rimane in panchina tutto il resto e quindi il giocatore non cresce. E quindi tu ti ritrovi con un giocatore magari promettente dalla primavera, che però negli anni successivi non gioca un minuto e quando gli scade il contratto, tu, grande club, non sai che fare perché non è pronto per la tua squadra. Non lo puoi ridare in prestito, molto spesso lo lascia andare via e perdiamo tanti talenti. Gli esempi sono molteplici, tante squadre hanno questo problema. La Juve lo ha, tra virgolette, risolto con la squadra B, dove manda tutti i giocatori o molti dei giocatori della primavera a farsi le ossa. E così i vari Minetti, per esempio, adesso sono pronti per la prima squadra della Juve. E questa tavola rotonda ha detto: è una soluzione, bisogna adottare questa soluzione. Ovviamente uno dei problemi sono i costi, perché vuol dire creare una seconda squadra e quindi ci sono i costi dell'allenatore, il vice allenatore, eccetera, eccetera, e sono prezzi importanti per molti club. Però è anche vero che risolverebbero il problema del calcio italiano, dove i giovanissimi escono a grande fatica, anzi non escono proprio, mentre all'estero è un discorso completamente diverso. In Inghilterra, per esempio, c'è l'Under 23, ovvero c'è l'Under 18, che sarebbe la nostra primavera, e poi c'è un campionato Under 23, dove i giocatori che magari non sono pronti per la prima squadra vanno a giocare nel frattempo per fare le ossa. In Spagna, ve l'ho già detto, c'è le seconde squadre. In Francia è un discorso molto diverso, visto che in Francia si lanciano più facilmente i giovani, anche perché la Ligue 1 è di un livello, diciamo, inferiore rispetto alla Serie A. Però le squadre B potrebbero essere una soluzione interessante per risolvere questo problema. Tantissime squadre hanno giocatori che escono dalla primavera promettenti e poi non combinano niente.
la squadra B sarebbe una soluzione per risolvere questo problema e magari dare tempo a quei giocatori che purtroppo non trovano spazio in prima squadra e in prestito verrebbero persi, a trovare spazio, a mettersi in mostra e sai, dopo un buon anno in Lega Pro, magari puoi tornare alla base e l'allenatore dice: "Beh, ti ho visto giocare in Lega Pro, sei pronto, qualche minuto te lo do, poi ti devi guadagnare il posto, ovviamente. Non è che se tu fai bene in Serie B, nella squadra B, sei poi pronto per la squadra A, però sicuramente puoi metterti in mostra e avere più considerazione da parte del tuo allenatore. Insomma, io sono favorevole alle squadre B. Tu che ne dici? Scrivi nei commenti qua sotto e noi ci rivediamo domani con un altro video. Ciao!